1986. Lo Space Shuttle Challenger è decollato per una missione nello spazio, ma dopo appena 73 secondi una gigantesca esplosione di idrogeno e ossigeno distrusse il gioiello tecnologico della NASA. Fu il primo incidente a coinvolgere un mezzo con equipaggio mentre era in volo. Ma cosa è realmente accaduto al momento del lancio? Perché esplose? La seguente descrizione degli eventi si basa sull'esame visivo di fotografie, sulle registrazioni delle telecamere NASA e sui dati di telemetria trasmessi dallo Space Shuttle alle stazioni di terra. Il cielo era limpido e il sole splendeva nella gelida mattina del 28 gennaio 1986. Il Kennedy Space Center, in Florida, era impegnato a preparare la 25esima missione nello spazio dello Space Shuttle, missione STS-51L, decimo volo dell'Orbiter Challenger. Uno dei lanci più pubblicizzati perché nell'ambito del programma Teacher in Space Project, ovvero progetto insegnante nello spazio, per la prima volta un insegnante di scuola andava nello spazio per tenere delle lezioni in diretta TV. Il suo nome era Crystal McAuliffe. Il volo era originariamente previsto per luglio 1985, ma quando l'equipaggio fu assegnato nel gennaio 1985, il lancio fu posticipato alla fine di novembre, per accogliere i cambiamenti dovuti appunto al programma insegnante nello spazio. In seguito, il decollo venne posticipato 5 volte a causa di problemi di natura tecnica e meteorologica. Il volo dello Space Shuttle Challenger della missione 51L iniziò alle 11.38 di mattina del 28 gennaio 1986, in una delle giornate più fredde dell'anno. In Florida, solitamente, le minime non scendono mai sotto i 10 gradi. Ma quella mattina la temperatura al momento del lancio era di soli 2 gradi, a livello del suolo. Pensate che questa temperatura era 8 gradi più fredda di quella di qualsiasi precedente lancio. A meno 6,6 secondi dal lancio, i motori principali alimentati a idrogeno e ossigeno del Challenger sono stati accesi e portati alla massima spinta. In questo momento, i due Solid Rocket Booster, cioè i due razzi bianchi alimentati a combustibile solido, che da qui in avanti chiamerò col loro acronimo SRB, sono ancorati alla rampa di lancio, supportando tutto il peso del Challenger e del grande serbatoio esterno. Sotto la spinta dei motori del Challenger, i due SRB si piegano in avanti per qualche istante, per poi tornare in posizione verticale. Siamo a 0 secondi, i due SRB vengono accesi, i fermi di ritenuta vengono rilasciati e lo Space Shuttle decolla. In questi primi secondi di volo gli SRB sono sottoposti al carico di lavoro maggiore, producendo l'80% della spinta, sopportando grandi sollecitazioni sotto forma di vibrazioni strutturali ondulatorie a una frequenza di circa 3 cicli al secondo. Subito dopo il decollo, a 0,68 secondi dall'inizio del volo, i dati fotografici mostrano con forte sbuffo di fumo grigio stava uscendo dalla giunzione tra i due settori del campo di poppa sull'SRB di destra, proveniente da 270 a 310 gradi sulla circonferenza del giunto, quindi in un'area rivolta verso il serbatoio esterno. Altri 8 sbuffi distinti di fumo, sempre più nero, sono stati registrati tra 0,8 e 2,5 secondi. I molteplici sbuffi di fumo in questa sequenza si sono verificati circa 3 volte al secondo, coerente con la deformazione sotto forma di vibrazioni di 3 cicli al secondo di cui parlavo prima. L'ultimo sbuffo di fumo è stato visto sopra il giunto del campo di poppa a 2,7 secondi. Il fumo che usciva era sicuramente materiale vaporizzato dall'alta temperatura del gas che trafilava attraverso il giunto. Il colore nero e la composizione densa degli sbuffi di fumo suggeriscono che gli O-ring che dovevano sigillare il giunto sono stati bruciati ed erosi dai gas ad alta temperatura. Per chi non lo sapesse, gli O-ring sono delle guarnizioni di elastomero di forma toroidale, insomma un anello di gomma. I filmati della sequenza di lancio delle missioni precedenti sono stati esaminati in dettaglio per determinare se vi fossero indicazioni precedenti di fumo della stessa composizione come comparso durante i primi secondi della missione 51L. Non ne rilevarono nessun lancio. A 7 secondi del lancio, il Challenger ha eseguito una manovra di rollio programmata dalla rotta e i motori sono stati portati al 94% di spinta. A circa 37 secondi, il Challenger ha incontrato la prima di diverse condizioni di gradiente di vento ad alta quota. Questa variazione del vento ha creato forza sul veicolo con fluttuazioni relativamente ampie, che sono state immediatamente rilevate e contrastate dal sistema di guida.
Sebbene i carichi superassero le esperienze precedenti, sia nei piani di imbardata che in quelli di beccheggio, i carichi massimi rimasero entro i limiti di progettazione. A 42 secondi, come da prassi, i motori dello shuttle e dei due SRB operavano a spinta ridotta, circa il 64% della loro spinta massima, per evitare sollecitazione eccessiva alle strutture durante la massima pressione dinamica causata dal diverso angolo di attacco del velivolo nell'atmosfera. Superata questa fase transitoria, i motori principali erano stati portati al 104% di spinta e gli SRB stavano aumentando la loro spinta, quando la prima fiamma tremolante apparve sul booster destro nell'area del giunto. Questa prima fiamma, molto piccola, è stata rilevata su pellicola a 58,8 secondi dall'inizio del volo e sembrava originarsi in un punto a circa 305 gradi sulla circonferenza del booster. Un fotogramma dopo, la fiamma era ancora più visibile ed era cresciuta in un pennacchio continuo e ben definito a 59,2 secondi. All'incirca nello stesso momento, la telemetria analizzata in seguito ha mostrato una differenza di pressione tra le camere dei booster destro e sinistro. La pressione della camera di destra era più bassa, a conferma della crescente perdita nell'area del giunto. Man mano che il pennacchio di fiamma aumentava di dimensioni, veniva deviato all'indietro dalla scia aerodinamica e dalla struttura che collegava il booster al serbatoio esterno. Queste deviazioni dirigevano il pennacchio di fiamma sulla superficie del serbatoio esterno e sul montante che collega l'SRB al serbatoio esterno, riscaldandolo oltre misura e indebolendolo. La prima indicazione visiva che la fiamma vorticosa dell'SRB destro ha fatto breccia nel serbatoio esterno è stata a 64,6 secondi, quando si è verificato un brusco cambiamento nella forma e nel colore del pennacchio. Ciò indicava che si stava mescolando con l'idrogeno fuoriuscito dal serbatoio esterno. I dati telemetrici analizzati in seguito, inerenti alla pressione del serbatoio dell'idrogeno, hanno confermato la perdita. 45 millisecondi dopo il cambio di colore, una piccola luce brillante si sviluppò tra il serbatoio esterno e le piastrelle nere del Challenger. A partire da circa 72 secondi si sono verificati una serie di eventi estremamente rapidi che hanno portato alla distruzione del Challenger stesso. Siamo a 72,2 secondi dal lancio. Il montante inferiore che collegava l'SRB al serbatoio esterno si è staccato, consentendo all'SRB destro di ruotare, seppur leggermente, attorno al montante di attacco superiore. Questa rotazione è indicata da tasse di imbardata e beccheggio divergenti tra gli SRB di sinistra e di destra. A 73,124 secondi è stata osservata una nube di vapore bianco fuoriuscire dalla cupola inferiore del serbatoio esterno. Questo fu l'inizio del cedimento strutturale del serbatoio dell'idrogeno, che culminò con il rilascio di enormi quantità di idrogeno liquido dal serbatoio, che incendiandosi ha creato un'improvvisa spinta in avanti, sparando il serbatoio dell'idrogeno verso l'alto nella struttura interserbatoi. Più o meno nello stesso momento, l'SRB compì una rotazione a destra colpendo la struttura interserbatoio e sfondando la parte inferiore del serbatoio di ossigeno liquido. Queste strutture hanno ceduto a 73,137 secondi, come evidenziato dai vapori bianchi che appaiono nella regione tra i due serbatoi. In pochi millisecondi si è verificata una combustione massiccia. A questo punto della sua traiettoria, mentre viaggiava a una velocità di 2370 km/h e a un'altitudine di 14 km, il Challenger era completamente avvolto dall'esplosione dell'idrogeno e dell'ossigeno. Una frazione di secondo dopo esplosero anche i serbatoi dei sistemi di manovra orbitale del Challenger, dando luogo a una combustione ipergolica dei suoi propellenti, generando i colori bruno-rossastri visibili sul bordo della palla di fuoco principale. Il Challenger, sottoposto a forti carichi aerodinamici, si è distrutto in diverse grandi sezioni, portandosi via i 7 membri dell'equipaggio. Ovviamente, la sigillatura del giunto del campo di poppa dell'SRB di destra era il principale sospettato della causa dell'incidente. Questo sospetto venne confermato quando il team di recupero dei detriti trovò parti di entrambi i segmenti del giunto di poppa, con grandi fori da bruciatura nella posizione da dove usciva il fumo. I Solid Rocket Booster sono composti da 4 segmenti principali, uniti insieme da un giunto Tang Clevis, in italiano giunto Codolo a Forcella, vincolato da 177 perni del diametro di circa 25 mm ciascuno.
Questo giunto percorre tutta la circonferenza del segmento e ogni segmento ha un codolo sul fondo e una forcella in alto. Il giunto è sigillato da due o-ring con sezione di 7,1 mm e circonferenza di circa 11,6 metri. Queste hanno la loro sede nella parte interna della forcella. Quando il codolo si posiziona all'interno della forcella, va a contatto con le due o-ring, sigillando il giunto tra i due segmenti. Inoltre, la fessura che rimane nell'isolante che si trova all'interno e tra i due segmenti viene sigillata con dello stucco al cromato di zinco. Questo serve a impedire ai gastroventi di raggiungere la zona nella quale si trovano le due o-ring. La commissione d'inchiesta ha individuato la serie di cause che ha portato al fallimento della tenuta del giunto. I segmenti degli SRB non sono mai un cerchio perfetto. Le tolleranze di lavorazione, gli stress dovuti alle missioni precedenti, gli effetti delle manovre che precedono l'assemblaggio e l'assemblaggio stesso contribuiscono alla non perfetta circolarità dei segmenti. In effetti, vengono trasportati via rotaia fino all'impianto di assemblaggio coricati in posizione orizzontale. Quindi, ogni segmento, sotto la forza del suo stesso peso, può assumere una forma ellittica. Anche durante il processo di assemblaggio le dimensioni possono cambiare. Un esempio è il loro sollevamento in posizione verticale. Per mezzo di un carro ponte, usando un bilancino di sollevamento, i segmenti vengono sollevati da due ganci in posizione opposta l'uno all'altro. Questo fa sì che venga impressa una piccola deformazione alla circonferenza del giunto. A questo bisogna aggiungere che il peso accumulato dall'impilamento dei vari segmenti produce una pressione notevole sul giunto del campo di poppa. Ogni SRB completo pesa 590 tonnellate. Esiste una tolleranza di 6,35 mm, entro la quale le differenze di diametro non sono accettabili, perché si incorre nel rischio di urtare metallo contro metallo e produrre limature di acciaio che potrebbe contaminare le guarnizioni o addirittura lacerarle. Pertanto, esiste sempre la possibilità che una contaminazione o una lacerazione degli o-ring si sia effettivamente verificata sull'SRB destro della missione 51L. Lo stucco al cromato di zinco viene posizionato all'interno dei giunti prima dell'assemblaggio. In seguito non c'è modo di vedere il suo stato. La sua funzione è impedire al calore del gas di combustione di attraversare la fessura che c'è tra i due isolanti interni e quindi di raggiungere gli o-ring. Questo stucco ha sicuramente ceduto sotto la spinta del gas ed è stato compresso nelle gole degli o-ring e, a causa dei movimenti del giunto, sarebbe trafilato tra l'o-ring e il codolo, impedendo la sigillatura e provocando il passaggio dei gas combusti. A 6,6 secondi dal lancio, la spinta dei motori principali del Challenger piega i due SRB e il gruppo Shuttle in avanti per qualche momento. Durante questo movimento, chiamato Twang, oltre al peso degli altri componenti, i due SRB subiscono sulla loro struttura un carico dinamico considerevole, deformando i giunti in forma ellittica. Un'altra caratteristica importante è il comportamento del giunto sotto il carico della pressione generata dalla combustione del propellente. Tralasciando in che modo si propaga la combustione all'interno del razzo, in questo caso ci interessa sapere che si espande anche radialmente verso le pareti del razzo. Questa espansione radiale potrebbe essere la causa principale del movimento tra il braccio interno della forcella e la superficie di tenuta del codolo, causando un aumento di distanza degli o-ring rispetto alle superfici di contatto, causando trafilamenti. L'analisi della deflessione articolare stabilita per il gruppo del campo di poppa indica che il divario tra la forcella e il codolo ha raggiunto valori di 0,73 mm sul primo o-ring e 0,43 mm sul secondo. Sappiamo che in fase di montaggio la compressione statica degli o-ring, per dirle in modo più semplice, lo spazio medio tra il codolo e la forcella era di 0,1 mm. In questo modo sappiamo che gli o-ring sono stati compressi, permettendo loro di riempire tutta la gola. In questo modo non può venire quella che si dice tenuta da pressione. Cioè, l'o-ring riceve una spinta dalla pressione spostandosi sul lato opposto della gola e adattandosi alla fessura tra codolo e forcella, facendo tenuta. Qui entra in campo il quarto punto, la temperatura. Sappiamo che, al momento del lancio, a livello del suolo c'erano 2 gradi, ma durante la notte le temperature erano calate a meno 6, con notevoli formazioni di ghiaccio su tutta la struttura.
Sappiamo inoltre che la mattina il giunto di destra era coperto di ghiaccio ed era a una temperatura di meno 2 gradi. Infine, nei 38 giorni che la STS-51L è rimasta sulla rampa di lancio, è stato esposto a forti piogge e potrebbe essere entrata dell'acqua all'interno del giunto. Dico questo perché durante le operazioni di rimpilamento dello shuttle STS-9, a seguito di un'esposizione a piogge inferiori rispetto a quelle subite da STS-51L, è stato riferito che dell'acqua era fuoriuscita dal giunto quando i perni sono stati rimossi e che erano presenti circa 12 mm d'acqua sul fondo della forcella. Detto questo, prove scientifiche dei laboratori NASA dimostrano che il perfluoro elastomero di cui erano composti gli O-ring a basse temperature si irrigidisce. In questo modo, il ritorno alla sua forma iniziale dopo essere stato compresso avviene molto lentamente. Ad esempio, a 24 gradi, gli O-ring ritornano alla loro forma iniziale in circa mezzo secondo, mentre a meno 7 gradi impiegano 1,9 secondi. Considerando la deformazione e la temperatura a cui erano sottoposte sull'STS-51L, gli O-ring avrebbero impiegato più di 1,7 secondi per ritornare alla loro forma, quindi era impossibile che potessero seguire gli spostamenti che venivano tra codola e forcella, che ricordo si verificavano 3 volte al secondo. Quando lo spazio tra codolo e forcella aumentava, gli O-ring avevano un gioco più grande da sigillare. Se l'O-ring non segue l'apertura del gioco, la tenuta fallisce. Dalle informazioni di cui sopra, la causa dell'esplosione è stata la rottura della sigillatura del giunto di poppa dell'SRB destro. Gli O-ring, quasi congelati, durante l'accensione sono stati bruciati producendo gli sbuffi di fumo nero che si vedono nelle immagini, producendo gli effetti di cui vi ho parlato prima. Dal fondo dell'oceano, dopo un'operazione di ricerca e recupero durata 3 mesi, sono stati recuperati buona parte del modulo dell'equipaggio e molti altri frammenti della navetta. Il momento esatto della morte dell'equipaggio è sconosciuto, ma si pensa che diversi membri dell'equipaggio siano sopravvissuti alla rottura iniziale della navicella. A bordo c'erano dei pacchetti d'aria per ogni membro dell'equipaggio. Ne sono stati ritrovati 4 e 3 erano stati attivati manualmente. Ma dopo una discesa durata 2 minuti e 45 secondi alla velocità di 333 km orari, l'impatto con la superficie dell'oceano fu talmente violenta da generare forze superiori a 200 G, di gran lunga superiori ai limiti strutturali del modulo di comando e ai livelli di sopravvivenza dell'equipaggio. Le missioni successive a quelle del Challenger sono state lanciate con SRB ridisegnati e venne imposta la regola che gli equipaggi dovessero indossare tute pressurizzate durante la salita e il rientro.